Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina ancora nel libro dei Proverbi, come abbiamo fatto ieri, sempre al capitolo 3, ma stavolta al versetto 11, e dice: non disprezzare la correzione del Signore. La Bibbia dice: figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre, il figlio che gradisce. Versetti 11 e 12. Siccome Dio ti ama, quando egli vede cose nella tua vita che potenzialmente potrebbero danneggiare te e altre persone, le affronta lui. Paolo scrive: vedi dunque la bontà e la severità di Dio. Romani capitolo 11 versetto 22. Dio si occuperà di te con gentilezza, ma se tu non lo ascolti, egli potrebbe essere costretto ad essere severo. Questo perché egli ha investito troppo in te per lasciarti sbagliare. Non solo Dio ci affronta, ma si aspetta che noi ci mettiamo a confronto gli uni verso gli altri quando siamo nell'errore. Paolo prese posizione contro Pietro, suo compagno e leader, davanti ai credenti ebrei e gentili, perché la questione era importante per il successo della loro missione. Galati capitolo 2 versetto 14. Un confronto salutare produce sei cose. Primo, chiarimento. Capisci meglio la persona e ciò che è successo. Secondo, cambiamento. Si spera che da esso ci sia un miglioramento e magari il miglioramento potrebbe essere in te. Terzo, una relazione migliorata. Se gestito correttamente, il confronto approfondirà la tua relazione con l'altra persona. Quarto, purezza. Man mano che le parole vengono fuori, l'organizzazione sarà purificata. Quinto, rispetto. Le persone apprezzeranno e rispetteranno ancora di più la tua guida. Ed infine, sesto, sicurezza. Si sentiranno al sicuro sapendo che tu sei forte abbastanza da prendere una posizione quando ce n'è bisogno. Le persone vogliono un leader che dica: quando c'è un problema, lo affronterò io direttamente, prontamente e rispettosamente. Aiuterò a correggere la situazione e a riportarci sui binari giusti. Meditiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.